gente che più adoro è quella delle zucchine al forno. Siete curiosi di sapere come le preparo? Ora vi mostro gli ingredienti. 4 zucchine, 2 mozzarelle, 60 g di parmigiano reggiano grattugiato, mezzo bicchiere di brodo vegetale, del basilico fresco, mezzo spicchio d'aglio, dell'olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e un cucchiaino di curcuma. Pulite le zucchine, le taglio a rondelle molto sottili. Ora metto l'olio in una teglia. E con metà delle zucchine faccio uno strato e le distribuisco bene. Aggiungo un po' di sale, il basilico, che vado a spezzettare con le mani, l'aglio tagliato a pezzettini piccolissimi, un cucchiaino di curcuma, un filo d'olio, le mozzarelle tagliate a fettine e vado a ricoprire tutte le zucchine. Un po' di brodo, un po' di parmigiano. Poi aggiungo le altre zucchine. Aggiungo ancora un po' di olio sopra. Di nuovo un pizzico di sale e il parmigiano. Ora in forno a 180 gradi. Ed ecco qui le zucchine appena sfornate dopo circa 40-50 minuti di cottura. Gli ultimi 5 minuti le ho spostate sopra nella parte più alta del forno. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!